Cari amici di Milano 1, mercoledì siamo andati a trovare il professor Francesco Alberoni e dico siamo andati perché sono andato insieme al dottor Piero Mozzi, il nostro dottore preferito, e diciamo che devo anche ringraziare Cristina Cattaneo che vedete anche spesso su Milano 1, la nostra psicologa, psicoterapeuta che ci regala tanti consigli e quindi grazie a lei siamo riusciti a organizzare questo incontro, ma bando alle ciance, io vado sul mixer e lasciamo andare questa ora di chiacchiere tra il dottor Piero Mozzi e il professor Francesco Alberoni. Grazie a tutti. Sembrava che fosse un periodo di pace illimitata, al di sotto in realtà fermentavano, no? Sorgevano già delle nuove potenze che poi si sono scontrate in questa guerra. Lei e io abbiamo fatto un libro e più, non dico che abbiamo previsto la guerra, ma certamente sì. Ci aspettavamo un grosso turbamento, perché era un ordine artefatto quello che stava... le falde sotterranee che si scontrano come nel terremoto. Sì. Proprio le masse telluriche, sì, no? Sì, sì. Poi improvvisamente esplode. Uh-huh. Senza il Covid, però, senza il Covid, sarebbe cambiato qualcosa? Anche questa guerra magari non sarebbe avvenuta. Va? Cosa ne pensate voi? Senza il Covid? Ma, sai, questo non si può mai dire. Una cosa, non abbiamo la sfera di cristallo per capire come sarebbe potuta andare la faccenda. Sì, è tra le cose possibili, però insomma il Covid, anche perché il Covid è stato, diciamo così, sentito in determinate parti del pianeta, ma in altre praticamente non è. Se si pensa a tutta l'Africa non ha risentito minimamente. Vabbè, l'Africa, diciamo così, dal punto di vista economico-militare e via dicendo, non è che sia un continente che conti qualcosa, però sono sempre una buona parte della popolazione mondiale, ma anche parte di tanti stati che non hanno avuto dei grossi problemi. Ma chi lo sa, certamente poteva anche esserci un influsso diverso, non esserci di più, e non saprei io come pensare. Io penso che stavamo andando in rotta di collisione. Le grandi potenze economiche che sono sorte anche a tempo, Amazon, questi giganti che hanno risorse come uno Stato, avrebbero fortemente condizionato poi il resto del mondo, e penso che ci sarebbe stato comunque uno scontro tra potenze emergenti come la Cina e gli Stati Uniti, che non volevo dire quello, però erano tutti elementi per un tipo di scontro che semmai col Covid non è avvenuto. Perché chi ha ricevuto probabilmente più danni del Covid non siamo stati noi, ma è stata la Cina. La Cina non è riuscita a farsi un vaccino, la Cina ancora adesso fa il lockdown, la Cina ha visto con la guerra in Russia e il Covid quasi bloccato il suo sviluppo. In questo momento è uno sviluppo molto rallentato la Cina, e quindi gli effetti appunto di una catastrofe come il Covid possono essere quanto mai imprevedibili, mettiamolo così, o comunque prevedibili a fatica. In questo caso la mia impressione è che stia molto soffrendo sia la Cina. Noi ci stiamo riprendendo, naturalmente resta il pericolo che si ripeta un'altra pandemia. Questo ormai è un incubo sull'umanità, la passa di una pandemia, anche perché abbiamo incominciato a maneggiare i virus, a mettere le nostre manacce schifose di scienziati pazzi sui virus, e l'abbiamo fatto. Sì. Questa è tra le cose possibili, quelli di manipolare
manipolare i microrganismi per creare problemi a destra manca l'avversario o chi non c'è tanto amico. Ma però non so, la Cina, ma la Cina ha delle grosse possibilità di riprendersi, di recuperare, anche perché è 1,5 miliardi di popolazione, e l'economia è in grande sviluppo, e poi hanno la capacità loro di essere proprio molto duri e molto severi con chi devia dalla retta, diciamo, retta via voluta dal potere. E invece qua in Occidente ancora c'è delle possibilità di dissenso, fermo restando che però i danni che ha avuto la Cina non si possono sapere, nessuno lo sa, perché andare a vedere ancora il numero di persone decedute a causa del Covid praticamente saranno neanche arrivate a 10.000. E però qui in Occidente i danni sono stati tanti, tantissimi, soprattutto sul modo di pensare delle persone. Le persone sono state influenzate perché nelle persone è stato inculcato un senso della paura, del terrore, ed è quello che poi può rendere molto più deboli i popoli. Infatti l'Italia adesso è un popolo debole proprio perché è impaurito, spaventato. Noi non sappiamo reagire di fronte alle difficoltà, dobbiamo andare a traino di altre nazioni, di altri popoli. Voi pensavate che fosse possibile una guerra nel 2022 in Europa, nella culla della civiltà? No, io no. Non perché è una delle poche cose che non mi è capitato di prevedere. Uno scontro politico, economico, sì, è evidente che sarebbe successo la guerra, no? Io non... Piero? Sai, a furia di girarci sopra, un po' alla larga, un po' più vicino, ci eravamo già andati vicino nel 1998, l'attacco alla Serbia praticamente per fare cosa? Ecco, per smembrare una parte della Serbia, perché la Serbia era una testa di ponte, diciamo così, della Russia verso l'Occidente. Quindi è stata bombardata la Serbia, messa in castigo, senza nessun mandato dell'ONU, i popoli, le nazioni occidentali, la NATO, gli Stati Uniti e tutto quanto hanno attaccato la Serbia senza nessuna ragione e nessuno ha sanzionato i paesi aderenti all'ONU e gli Stati Uniti, nessuno. La Serbia ha subito un grave, gravissimo attacco e per smembrare un angolo piccolissimo del suo territorio, il Kosovo, 1,5 milioni, 1,7 milioni, 1,8 milioni abitanti rispetto. Certo. E quindi quando quella specie di uccello rapace comincia a girare, e poi non si sa dove va. E lì è stato preparato, è stato predisposto, è stato studiato. 2014, lì era stato fatto il primo grosso passo, perché è stato praticamente destituito un legittimo presidente dell'Ucraina, Yanukovych, che era filo russo, e è stato destituito. Se fosse successo a parti invertite non sarebbe stato accettato da parte dei paesi occidentali, dell'Unione Europea, della NATO. Poi c'era stato anche l'attacco alla Libia, che la Libia non faceva parte dell'Europa, ma è più vicino all'Italia di tanti stati europei, è più vicino alla Libia rispetto all'Ucraina. Certo. Allora, qua dietro la telecamera, a fianco a me, c'è Cristina Cattaneo. Questo incontro, bisogna ringraziare anche lei, perché alla fine della fiera siamo riusciti a mettere insieme il dottor Mozzi e il professor Alberoni, grazie a lei. È qua di fianco a me e so che vuoi fare una domanda. Quindi... Fosse sempre così difficile, è stato molto facile. Sì, tornando a noi, in Italia, come ha detto lei, dottor Mozzi, la gente oggi è molto confusa, incerta, spaventata e anche impoverita. Che cosa si può fare? Quali sono le esigenze più impellenti, di cosa c'è bisogno? Intanto
sentendo i vostri cognomi, professor Alberoni e Cattaneo, due nomi importanti nella storia, due nomi non da poco, quindi proprio fantastico essermi trovato qui ospite di due persone che magari discendenti di stirpi proprio molto importanti. Cosa si può fare? E lì bisogna suscitare l'entusiasmo quando c'è, e lasciare le persone che possano tirare fuori il meglio di sé, non tirare fuori il peggio come sta avvenendo adesso. Tanto per dire, un esempio che faccio a volte, quando c'è ad esempio un cavallo che è in stalla, che è malato, un cavallo, chiamiamolo bolso, problemi respiratori, che non c'è praticamente nessun veterinario che lo sappia curare, gli allevatori con grande esperienza che cosa fanno? Aprono la stalla e lasciano che il cavallo vada fuori a pascolare e a scegliersi le cose che lui può introdurre, che lui può mangiare, in base al suo istinto. E facilmente il cavallo torna alla stalla che ha risolto i suoi problemi, la sua malattia, i suoi guai. Torna guarito. E lo stesso sarebbe adesso da fare, soprattutto con i giovani. I giovani, invece che praticamente convogliarli verso delle cose negative, no? Come possono essere le ubriacature del fine settimana, andare a distruggere la propria vita e la vita degli altri, oppure a costituire bande dove si scazzottano, si accoltellano e tutto quanto, far sì, come è stato dopo l'ultima guerra, la seconda guerra, che da un disastro tremendo, terribile, ben più grave di quello che c'è adesso, è scattata la voglia di libertà, ma a 360 gradi, anche la libertà di impresa, di poter fare delle cose, scegliersi il futuro, farsi veramente, come si suol dire, un mazzo tremendo, ma perché vedevano un futuro dove potevano realizzare i loro sogni, scatenare i sogni e far sì che questi sogni siano realizzati. Che bello scatenare i sogni, l'entusiasmo. I sogni. Non tutti. A compatire le persone. No, guai. Vuoi compatirli, regalargli del denaro che non sia stato sudato. Se io penso che cominciavo da piccolino, quando mio padre aveva un esercizio commerciale, e andavo a gara con mio fratello, perché il giorno di sabato era mercato, per racimolare quelle 10, allora c'erano le 5 lire, 10 lire, poi sono arrivate le 20 lire, ecco, le 50 lire sono arrivate ben dopo, e facevamo a gara a chi scariolava di più così scatole da portare ai clienti, portarle lì alla macchina, al camioncino, all'app, al furgoncino, va, e per rendersi indipendenti, per comprarci quello che ci faceva magari piacere, il fumetto, poteva essere, non so, Capitan Mickey, Black Macigno, ecco, oppure il Monello, o la fetta d'anguria, o il gelato, il cono da 20 o 30 lire, ecco, che allora aveva segnato l'epoca, il cono di gelato. E adesso invece gli viene regalato tutto, quindi un animale selvatico, se lo si vuole addomesticare, se lo si vuole catturare e poi mettere in gabbia, come si fa? Gli si mette piano piano, giorno per giorno, un po' di cibo di cui lui va ghiotto, tanto per dire un cinghiale, come si fa? Gli si mette un po' di granella di mais, un giorno, un altro giorno, sempre più vicino alla gabbia, sempre più vicino, finché finisce in gabbia. È lo stesso quello che sta succedendo adesso con le giovani generazioni, qua in Occidente. I sogni sono loro, i sogni da realizzare, da non tenerli chiusi in tasca, ma svolgere. Grazie per questa bellissima risposta. E prof. Alberoni? Ma io vengo da un'epoca in cui c'era la guerra. C'era la guerra, e una volta che è finita la guerra è nato un grande entusiasmo spontaneo nella popolazione, con dei grandi sogni, anche ideologici. È stato il momento in cui una parte del paese era comunista, voleva realizzare un regime come quello comunista, altri avevano nostalgie fasciste, altri ancora pensavano che la fondamento
sarebbe venuto attraverso la Chiesa, attraverso la religione. Quindi in questo caso i sogni erano collettivi e poi c'è il sogno individuale dell'arricchimento, del fare. In un mondo che vive dalla scarsità, quindi io vengo in un'epoca di grandi entusiasmi, di grande slancio vitale, dove la gente aveva fame ma voleva rifarsi. E devo dire che nel caso della mia vita, io non ho avuto né grandi educatori né grandi freni, sono stato fortunato perché in fondo la strada in quell'epoca era in discesa. La strada era in discesa, noi non uscivamo da una guerra, non stavamo andando verso una guerra come adesso. Quanto diceva prima il mio collega, è l'epifenomeno di uno scontro mondiale. In realtà è in atto, come era in atto allora, per due volte, è in atto una lotta per l'egemonia sul mondo. Quello che noi vediamo, dalla Serbia, prima si è visto in Serbia, si è visto in Libia, è chi comanda il mondo, chi ha in mano il mondo. Il mondo è quindi chi lo plasma secondo il proprio modello. Secondo me ci stanno, non dico gli americani, ci stanno gli anglosassoni. Cioè quello che è il vecchio Commonwealth, dove ci mette anche l'America, e che è la classe dominante. Cioè, chi si opponeva a questa egemonia era la Cina, e la Cina abbiamo già detto. Era la Russia che si è opposta per molto tempo e a questo punto deve essere annientata. L'attacco alla Serbia è solo un episodio del colpo mortale che vogliono dare alla Russia, la vogliono distruggere come potenza. E a questo punto stiamo partecipando a questo gioco. Noi italiani, questo è il gioco dei potenti. Noi italiani possiamo avere un grande entusiasmo, ma credo che ce la possiamo chiamare soltanto sul piano, come dire, del piccolo gruppo, della piccola attività individuale, del successo personale, del costruire imprese, nell'inventare cose. Noi non riusciamo a entrare nel grande gioco del potere mondiale. Allora abbiamo tentato e abbiamo perso. Abbiamo tentato due volte, una volta abbiamo vinto, una volta abbiamo perso. Ma adesso siamo fuori. Draghi potrà darsi da fare, ma in fondo Draghi è semplicemente uno che ubbidisce agli Stati Uniti. Chi ha vinto la partita in Europa sono gli Stati Uniti. Vediamo se possono distruggere la Russia. Qualcuno pensava che la Cina sarebbe alleata della Russia. Non si è alleata. È stata ferita più di quanto non si ammette. E noi italiani, io credo, sono d'accordo con lui, nel senso che se, non so i giovani, ma anche i vecchi, chiunque sia, in modo brillante si inventa cose nuove, le fa belle, va in giro. Io, quello che avrei chiesto agli italiani in questo periodo, e l'ho detto più volte a Cristina, era di dire, ragazzi, andate in giro per il mondo, procuratevi energia nella forma che potete, portate a casa le materie rare, portate a casa tutto ciò che si può, accaparratevi come dei predoni di tutto ciò che c'è, per poi riuscire a rimontare la Cina. Ma però, ma gli anglosassoni, secondo il mio proprio fallace modestissimo, hanno raggiunto l'apice. Ciclicamente, ecco, sul pianeta sono comparse vari, diciamo così, nazioni, popoli che hanno preso il comando, no? Si era visto gli Egizi, i Greci, i Romani, poi nel Medioevo sono arrivati tanti altri, e vi dicendo, poi a un certo punto sono comparsi gli anglosassoni, che hanno cominciato a prendere in mano il potere, occupando tante zone del pianeta. Però, come tutte le cose, arriva su, e poi... Chiedo scusa. Sì.
colpo mortale, il danno con l'Ucraina. Sì. Non sono ancora arrivati alla fine perché c'è ancora una guerra. Se fosse già finito l'appoggio. Sì. Ma hanno preso possesso dell'Europa facendo votare tutti delle sanzioni che danneggiano l'Europa. Che danneggiano noi stessi, certo. Hanno creato un entusiasmo collettivo per il patriottismo ucraino che sembrava Garibaldi. Sì. Hanno manipolato tutte le informazioni possibili e immaginabili. Controllano quello che diciamo lei e io, anche senza bisogno di essere presenti. Dal punto di vista puramente fisico, la lingua inglese è diventata già la lingua dominante, perché è la lingua della scienza e della tecnica. Hanno gli strumenti di controllare. Io dubito che la Cina si possa opporre. La Russia in questo momento che ha tentato è sotto bombardamento. Poi questo non vuol dire che è male, io non sto dicendo che sia. No, una valutazione. Dico che in questo momento la mia valutazione è questa. Io so che se voglio andare in giro per il mondo devo parlare inglese. Io so che se voglio usare questo apparecchio, anzi che c'ha Cristina, devo conoscere però l'inglese. Sì. Io so che sono controllato in tutto e per tutto per quello che dico e faccio. Ma non è il presidente Biden, il presidente è la grande macchina dell'insieme dei think tank americani, la grande corporation, Rand Corporation, la Ford Foundation, tutte queste grandi fondazioni, questa macchina burocratica pensante che è il governo del mondo. Questo io sto vivendo, il colpo che hanno dato in questo caso con Zelensky e che hanno, unificando l'Europa, è una presa di possesso totale dell'Europa. Prima avevano il problema di possesso della Serbia, poi hanno preso altri pezzi, adesso hanno buttato via. E non so che gioco faranno in Asia, ma io l'India si è allineata anche lei. L'India si allinea. Modi ha avuto un discorso in cui ha chiesto a Putin di smettere di fare la guerra. E detto da Modi vuol dire, che è il capo del grande movimento nazionalista indiano, vuol dire, ragazzo, io non ti do una mano con le armi, ti compro il gas perché me lo vendi a basso prezzo, ma però io non vado a mettermi in conflitto col mondo. Questo io penso. Quindi noi come italiani possiamo fare, ma lo vedo più proprio alla napoletana. Beh, ma è come avvenne per l'impero romano, che a un certo punto arrivò all'apice e cambiarono le situazioni proprio sociali, culturali, di educazione, delle, diciamo così, della gioventù, delle nuove generazioni dell'epoca. Piano piano arrivavano dalla periferia dell'impero, come sta avvenendo adesso in tutti i paesi occidentali dell'Unione Europea, quindi aderenti anche alla NATO, anche negli Stati Uniti, quelli vogliosi di sviluppare appunto i loro sogni. E infatti si vede che ad esempio Londra, adesso a Londra c'è un sindaco che, se non sbaglio, è di origine pakistana. Negli Stati Uniti c'è stato il presidente Obama, che aveva origine anche lui, e quindi a livello economico non se la stanno passando tanto bene, non dico gli Stati Uniti, ma la Gran Bretagna. In Gran Bretagna c'è una situazione decisamente critica, dove tanti, quelli che una volta erano stati i sudditi come Pakistan, India, si stanno acquisendo pezzi non da poco di quello che è il territorio e l'economia della Gran Bretagna. E poi c'è l'altro fattore, lo stato di malattia. Gli Stati Uniti verranno proprio, subiranno più di tanti altri i danni da uno stato di malattia della sua popolazione. E quindi, di tutto, a cominciare dalle malattie proprio, dalle malattie diciamo così metaboliche, obesità, diabete, malattie cardiocircolatorie, forme tumorali, forme degenerative,
è quello che determinerà, perché quando c'è una popolazione che praticamente va incontro a una situazione di, dal punto di vista della salute negativo, e lì i costi diventeranno esorbitanti, e poi anche, anche un popolo malato non può affrontare, non può affrontare le, diciamo così, le sfide che vengono, che si fanno avanti, che vengono avanti col tempo, con gli attriti con altre nazioni, con altri popoli. Un popolo malato. Sì, sì, gli Stati Uniti sono un popolo. Sì, 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 sono. Dimmi queste cose, non io. No, no, sono un popolo che va. Infatti, l'obesità è spaventosa e le malattie sono per giunta una nazione che non investe granché nella salute del proprio popolo. Ha affidato tutto quanto, ha delegato la sanità a una gestione privata, che è un po' come succede, ne stavamo parlando con Paolo mentre stavamo venendo, un po' come la questione dell'energia. Se ci fosse stata tuttora una gestione, diciamo, centralizzata per la distribuzione dell'energia, non saremmo adesso a dover fare i conti con questi costi strabilianti, con gli aumenti. L'Europa non è unita perché gli Stati Uniti non hanno voluto sì. che si unisse. Ah certo, certo, è lì, divide timpera. Divide timpera è sempre stato. Il rigore era in Europa, dall'Atlantica agli Urali. Certo. Che sarebbe diventata la maggior potenza del mondo. Sì, sicuro, sicuro. Beh, questo era l'incubo degli americani. Il mio amico Brzezinski diventava matto certamente. All'idea. Ma anche Lutwak, anche gli altri lo sanno benissimo. Quindi in realtà gli Stati Uniti con questa volta hanno veramente addirittura diviso l'Europa. Sì. Hanno diviso, io non sto pigliandomene con gli americani. Ma anche prima ancora. È il modo più assoluto. Sì. Io sto facendo un puro banale gioco di geopolitica. Una constatazione di quello che sta succedendo. Di geopolitica. Sì. Tu aggiungi una cosa in più, sì. che io non ho mai messo in gioco, che il, proprio gli Stati Uniti in questo caso, perché noi come gli Stati Uniti, Nuova Zelanda, il Sudafrica, non è l'India, anche lei che parla inglese, quindi fate anglosassone culturalmente. No, gli Stati Uniti è malato. Questa è la variabile che io non avevo mai preso in esame. Ecco, confesso che e dove davanti ci penso anch'io. Ma. Un allevamento può essere forte, potente, possente, numericamente proprio notevole, ma quando comincia a incunearsi dentro quell'allevamento la malattia, le malattie, l'allevamento di questo c'è anche in Canada, sì, dappertutto, ma c'è anche in Italia, ma anche in Italia anche adesso. In Australia, sì, Nuova in Zelanda, Australia, sì, in tutti, India. Sì. Sono i cicli della natura. Sì, ma mio quindi non guarda solo gli anglosassoni, riguarderà anche gli uiguri. Sì, riguarderà sì, anche certo. i pakistani, certo. riguarderà anche. Sì. Allora il mondo non è l'anglosassone, non è la classe. Loro come rappresentanti, diciamo così, della popolazione più ricca, più potente, per cui che ha magari a disposizione molti più mezzi economici, mezzi alimentari e tutto quanto, sono quelli che, certo, un disastro, certamente. Del resto, si è visto, uno dei più potenti allora, a 56 anni, Steve Jobs, se n'è andato, nonostante la sua grande, grandissima disponibilità economica per curare. Kissinger tiene duro, vedo, c'era anche nei giorni scorsi, ecco, a fare. Lutwak c'è anche lui lì, No, Lutwak. Lui aveva 78 anni. Sì, è sotto gli 80. Ma la natura non. Sono tutte queste cose. Quelle sono a cui. Tutte e due ebrei. A cui noi non abbiamo mai dato una grossa. Forza così di poter ecco, determinare. L'intero gruppo, in questo caso dominante, è malato. Sì, come avvenne per l'antica Roma. Le classi dominanti, benestanti, hanno smesso di fare figli. Hanno smesso di fare figli. Avevano delegato tutto quanto, loro che avevano una disponibilità economica per poter accedere a un'alimentazione più valida, più ricca, infatti
il mistero, alcuni dicono, ma come mai così c'è stato questo declino rapido dell'impero romano? E danno la colpa, sono arrivati a dare la colpa ad esempio alle tubature, sì, alle tubature di piombo che portavano l'acqua, ma no, è stato tutto l'insieme, non solamente alle tubature col piombo. Che poi Bisanzio ha resistito. Sì, Bisanzio ha resistito. Per cui noi facciamo i conti senza l'ostio, cioè senza la natura, perché adesso con la capacità che hanno determinati popoli di riprodursi, i popoli dell'Africa, i popoli di fede musulmana, avranno il sopravvento inevitabilmente al di là della forza economica, alimentare e militare dei popoli cosiddetti occidentali. E quindi starà da vedere, perché noi non vivremo così a lungo per poter vedere, però può essere che ci possano essere, come appunto avvenne in Francia, con i re di Francia, che erano arrivati all'apice e poi improvvisamente avvenne un declino proprio impensabile. Molti hanno annunciato il declino degli Stati Uniti in questo periodo. Molti. Io confesso, questo è un obiettivo serio, perché si svolge su un altro piano, la malattia, la salute, la terapia. Ma dal punto di vista scientifico e tecnologico, no, perché hanno tenuto saldamente in mano tutta la macchina scientifico-tecnologico burocratica. Questa proprio l'hanno tenuta in mano e la stanno usando per conto proprio bene. Certo, ma anche lì bisognerà vedere, perché questa scienza, dov'è che porterà questa scienza? Poi non vanno tanto avanti. Cosa può fare questa scienza con i cambiamenti climatici, se non vengono adottate cambi, che oramai è un meccanismo che è stato messo, è un volano che è stato messo in moto e quindi chi lo sa a che cosa porterà. E vediamo bene, là potrebbero avere e subire dei danni ancora più spaventosi, perché anno per anno aumentano i danni dei tornado, degli uragani, di tutto quanto. Quest'anno sul piano non si sente della salute fisica. Sì, sì, la salute fisica, certo. La malattia è lei che determina. Per cui a un certo punto la classe dominante, basta, poi anche chi lo sa che leggi superiori ci possono essere. Basta vedere che fine ha fatto la stirpe dei Kennedy. Chi l'avrebbe detto che i Kennedy, che erano arrivati all'apice del potere, anche potere economico, il presidente è fatto fuori, quello che sarebbe stato l'altro presidente è fatto fuori, i figli hanno fatto una fine spaventosa, addirittura ci si è messo davvero anche il fato che si sono inabissati nell'oceano e spariti. È che noi non abbiamo il tempo. E dove vede lei degli elementi invece di rinascita? Di rinascita? Rinascita è sempre nella forza della natura che è dentro di noi, nel DNA, di non inclinare, indebolire. In quali paesi? Il futuro. Adesso ha fatto appunto. È cominciata come una spirale, l'Egitto, prima ancora Siria, Babilonese, Egitto, Grecia, Roma, poi si è allargata, Spagna, Francia, e poi Germania, e poi Gran Bretagna, e poi Stati Uniti, e poi piano piano ritornerà ancora alla partenza, all'Africa. Anche perché l'Africa, lì esiste tuttora la legge suprema della selezione naturale, per cui ne mettono al mondo un fottio, tanti vivono, sopravvivono a delle stenti, fatiche incredibili, mancanza di cibo, di acqua, condizioni magari climatiche avverse, tanti ne muoiono e vanno avanti quelli più forti, più robusti, diversamente dall'Occidente, dall'Italia alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, a tutto quanto. Quelli più deboli. Sì, in un allevamento, io considero che noi siamo come un allevamento che fa parte del grande, grandissimo allevamento molto variegato che la natura ha messo in piedi, qualcuno pensa a qualche divinità superiore,
E questo allevamento verrà portato avanti dalle forme più forti, più robuste e che sapranno affrontare tutto quello che i cambiamenti climatici, ambientali, dei microrganismi, questo qua del Covid è un esempio. Chi è che ha resistito? Hanno resistito i popoli dell'Africa, quelli che non avevano cibo, ma non solo non avevano il cibo buono, ma soprattutto non avevano il cibo cattivo, quello che debilita, che indebolisce, che fanno una vita ancora spartana, semplice, all'aperto, e che quindi facilmente, del resto se la vita umana pare, perché poi non c'eravamo, e chi lo sa, ha avuto origine in Africa e poi si è sparpagliata e tutto quanto, può essere che poi alla fine la spirale ritorna da dove era partita e poi magari finirà tutto quanto la storia umana sul pianeta, chi lo sa, ma noi non ci saremo, cantavano i nomadi. Ecco. Io direi che dopo questa bella parentesi, anche lunga, a parlare un attimino del bilancio del mondo, visto che abbiamo la fortuna di avere qua il professor Alberoni, qualche domanda sulla famiglia, nel senso che negli ultimi 50 anni la famiglia è cambiata rispetto a prima ad oggi. Ci sono delle variazioni anche magari con il discorso dell'educazione per i figli, sono cambiate le cose, professore? Chi intende più che sia di me di queste cose, perché mi sono più occupato della coppia, delle relazioni emozionali, ma l'impressione è che l'intero del sistema parentale su cui era fondata la società si è già saltato in aria, è proprio esploso, non c'è più, rimangono dei frammenti, ma l'insieme delle relazioni, che erano le relazioni fra famiglie, soltanto attraverso i matrimoni si collegavano, in questo momento l'individuo isolato che interessa al sistema produttivo. Il sistema produttivo non vuole, non dico famiglie, non vuole neanche coppie, vuole individui singoli. Lei andrà a fare senatore a Roma e io sto qua da solo, singolo. No, ecco, io conosco. Non vuole neanche coppie, vuole individui singoli che si spostano, che io vado in Afghanistan, tu torni nel Turkmenistan, poi andiamo a lavorare a Vidigulfo. Ciascuno per conto proprio, quindi la mia impressione è che l'individuo, non solo, c'è una cosa che mi preoccupa di più, e anche qui l'ha messa più in evidenza Cristina di me, che stanno diminuendo le differenze fra maschio e femmina. È come se fosse in atto un enorme processo in cui la distinzione che è così importante nella natura fra maschio e femmina, perché c'è dappertutto negli insetti, dappertutto, cioè scomparendo nelle società occidentali avanzate. Non solo perché c'è il gender, che non capisci bene se è maschio o se è femmina, devi stabilirti. Non solo non puoi dichiararti diventare maschio o femmina a piacimento, non solo puoi alterare il rapporto madre-figlio con la tesi dell'utero in affitto, che poi non è l'utero in affitto anticipo quello che Aldous Huxley nel libro The Brave New World, Il Nuovo Mondo del 1932, era l'utero artificiale. Cioè non c'è più bisogno di una donna, non ci sarà bisogno per fare un figlio. Ci sarà un'incubatrice speciale con un placenta artificiale guidata da un'intelligenza artificiale che gli dà i nutrimenti con tutte le calorie e tutte le cose necessarie per farlo sopravvivere. Non dico per farlo star bene, ho detto per farlo sopravvivere. E poi l'allevamento, non so bene come verrà, ma quello che mi sembra che tenda ad essere annullato, ridotto, è la differenza fra maschio e femmina. Non è solo che la femmina si mascolizza, il maschio si femminilizza, è proprio una volontà politico-ideologica di ridurne le differenze, di renderli più simili, più intercambiabili. Anche la sessualità
No, il bisessuale, che è una figura che è vista in molte società, ma aumenta molto nei giovani. La facilità anche dei rapporti sessuali senza legami emotivi, quindi senza formarsi di coppie stabili, tutto questo che disintegra, riduce anche il dimorfismo. Perché, infatti, li vedi quando viaggiano qua fuori, ma sono vestiti presso poco, nello stesso modo. Se pensi all'abbigliamento del 700 fra maschio e femmina, o anche solo dell'800, io, tutti vestiti come me, sì. E le femmine tutte frunzute, no. Ecco, questa lotta contro la differenza sessuale, questa lotta contro il rapporto maternità, questa lotta contro la paternità del capo e dei seguaci, della guida, questa non è una patologia nel senso in cui lo diceva lui, perché non ha io non ne vedo l'aspetto fisico, ma ne vedo le conseguenze però. Un pulviscolo di atomi, di individui, che sopravvivono di piacere immediato e finiranno per sopravvivere attraverso droghe o attraverso una stimolazione. Già il mondo in parte dicono virtuale, ma probabilmente diventerà fantastico. L'avatar che è? Sei tu stesso che vai fuori. A un certo punto il mondo si popola di avatar. E forse si vivendo un momento di declino della Terra, non lo so, o forse invece un'altra cosa ancora, ma questa fase di dissoluzione non solo del patriarcato, ma di creatura del rapporto, io dico per semplicità di coppia, perché è una cosa di cui mi sono occupato. E questo in me dà amarezza, mi dà un senso di quasi di paura. Quando lo vedo sul volto dei giovani. Beh, ma il discorso coppia era la base per poi creare una famiglia. E invece adesso coppia finisce a coppia. Beh, poi c'è una coppia di gente che non fa una famiglia, anzi, in una vita che dura tanto tempo, il rapporto di coppia può essere una fase del percorso vitale. In cui ci sono o non ci sono i figli, molti o pochi, sicuramente devono diminuire di numero. La Terra non sopporta una popolazione di 12 miliardi di abitanti col tipo di costumi che abbiamo adesso. Saranno forse quelli dell'Uganda che ci serviranno, non lo so. Noi non ci serviamo certamente. Però a me interessa molto il rapporto. Penso che l'essere umano è anche fatto di sentimenti, di sogni, di aspirazioni, di fantasie. È tutto un mondo di poesia, di bellezza che, non so, è un pericolo. In questo senso, forse gli italiani qualcosa hanno da dire più degli altri. Io certamente. Piero, vuoi dire qualcosa? Sai, te l'ho detto. Se noi facciamo parte di un allevamento di cui non percepiamo chi è l'allevatore, se è questo grande equilibrio che è la natura, se è una divinità superiore, non abbiamo futuro con questa situazione. E non capiamo che come tutti i mammiferi, bene o male, anche l'essere umano è un animale socievole, di società. Di gruppo, di branco, di gregge, di tribù. Se penso che l'Afghanistan ha resistito alle tre più grandi potenze che hanno solcato negli ultimi due secoli il pianeta. L'impero britannico che si è fermato in Afghanistan e poi ha cominciato ad arretrare, l'impero sovietico che da lì è arrivato e poi da lì praticamente si è disgregato, l'impero occidentale degli Stati Uniti e della NATO, che è arrivato fin lì, ma di fronte alla compattezza del vincolo di sangue della tribù,
non ha potuto fare niente. Se fosse stata l'Afghanistan una democrazia basata sui partiti politici, l'Afghanistan sarebbe stato sottomesso. Ma l'Afghanistan è un qualcosa che è fondato su un legame di sangue, che è un legame ben superiore, perché è stampato nel DNA di ogni persona, di ogni gruppo, e fanno gruppo, fanno tribù, per cui non possono, mentre si può partire a tradire il partito politico, non puoi tradire la tua tribù, il tuo sangue. E quindi il futuro sarà deciso. Gli infiniti sono dello stesso gruppo. Sì, sì. Sono tutti Han. Sì, 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 certo. I finiti sono uniti, sì, parentela. Sì. E quindi, diversamente da noi, che oramai ci stiamo, appunto, e si vede adesso, invece di capire... I finiti sono un unico gruppo. Sì. Un miliardo e mezzo. Di ce n'è qualcuno un po' che devia, ma lo sì, sistemano per le feste. Lo sistemano. E quindi la storia, anche noi pensiamo che la storia andrà a seconda di come noi abbiamo indirizzato il nostro sguardo, ma magari ci sfugge quello che sta avvenendo lateralmente, a destra, a sinistra. Questo è molto probabile. Sì. Di solito viene da fuori. Sì. E allora... Di fuori viene da dove non te l'aspetti. È l'imprevedibile e l'imprevisto. Questa storia di dare così valore, no, a questi diritti, mentre sono stati, non ci si occupa dei diritti veri, reali, fondamentali, quelli essenziali, quelli soprattutto che ti danno il futuro, quelli il diritto alla riproduzione, perché un popolo va avanti se si riproduce, se non si riproduce è spacciato, verrà occupato. Come avviene anche tra gli insetti, tra gli imenotteri, le formiche, ma anche le api, quando c'è uno sciame debole, è più facile preda degli altri sciami. Quando manca il cibo, gli altri sciami saccheggiano, bottinano, ecco, quello debole. Questo mi dà proprio la palla per una domanda. Non so se avete letto che recentemente è morto un medico che faceva inseminazioni artificiali in Danimarca. E si è scoperto, post mortem, che è lui stesso il padre di migliaia e migliaia di bambini nati con fecondazione artificiale. Sì. Quindi in Danimarca ci saranno moltissimi consanguinei. Sì. Quindi la scienza in questo caso sta facendo, alterando un meccanismo naturale, perché la natura, sì, non so, Gengis Khan avrà avuto tantissimi figli, o anche Mussolini, cioè alcuni capi hanno, ma ha battuto ogni la natura ti costringe alla variabilità, certo, naturale, invece qui è stata completamente alterata. Cosa ne pensate? L'innamoramento, per dire la cosa, è uno degli elementi più impressionanti di diversificazione. Sì. Perché si tratta fra le persone che mai avresti immaginato si potessero porre il rapporto. Non si conoscono, non sanno niente l'uno dell'altro. Devono indovinare, non vanno d'accordo e si stabilisce un legame fortissimo. È il nuovo, è il diverso. Quindi anche c'è anche questo. Certamente. C'è anche questo qua. Il fondamento biologico dell'innamoramento è proprio la mutazione. Una mutazione. È una mutazione. Perché? Perché così ha bisogno la natura di mutazioni. Certo. E fa parte della storia, del rinnovamento, di adeguarsi, adattarsi ai cambiamenti che avvengono tutto attorno. I cambiamenti che avvengono negli altri esseri viventi, nei microrganismi soprattutto. E invece qua si vuole solamente indirizzare, ad esempio, verso il conformismo. Sì, il conformismo anche a livello genetico. Nel senso che di riprodurre lo stesso perfidiota. Ma anche lì fa parte della stupidità della scienza, perché mentre in un allevamento di bovini, tanto per dire, l'allevatore, quando c'è una femmina mucca che non riesce a rimanere gravida, che cosa fa? Va a vedere quali possono essere le cause. E facilmente poi arriva a capire che è l'alimentazione. Mentre per gli esseri umani, niente, che cosa hanno messo in piedi?
la fecondazione assistita, tutte queste altre cose più o meno simili, analoghe, e non andare a vedere, a capire come mai quello che è il compito fondamentale dell'essere femminile, ossia quello di trasmettere la vita, non viene reso possibile per qualche motivo, tra cui quello delle condizioni di vita, sociali, economiche, dell'aria, dell'ambiente, ma soprattutto alimentare. Se penso quante donne sono riuscite a diventare madri modificando la loro alimentazione, è una cosa impressionante. Per cui quel medico danese poteva, invece che si è ingegnato a trasmettere, ecco, i suoi spermatozoi a un'infinità di donne, poteva invece ingegnarsi, cercare di capire come mai così tante donne non riuscivano ad avere la fecondità, che è la cosa più naturale che ci sia. Questo, se siamo su questo pianeta, ci siamo essenzialmente per trasmettere la vita, per cui attraverso la riproduzione. Vedremo, poi, ma sarà sempre l'allevatore, la natura. Io parlo della natura, di questo grande equilibrio, perché la chiamo così, potrei chiamarla invece che natura il grande equilibrio. Ecco, è quello che tira le fila. Siamo quasi a un'oretta di trasmissione, io vi faccio ancora una domanda poi per chiudere. Sì. Entrambi avete scritto tanti libri. No, tanti. Il professor Alberoni, Francesco ne ha scritto, e Piero Mozzi. Allora facciamo, questa è la domanda. Avete scritto dei libri, non tanti, va bene. Alcuni sull'amore, sull'amicizia, il tempo, il dottore sull'alimentazione, sulla natura. Ci possono essere dei punti in comune, appunto, tra amore, amicizia, tempo e la questione della natura? A me sembra che quanto abbiamo detto negli ultimi momenti mostri la somiglianza. Il rispetto delle leggi dell'evoluzione, diciamo così. Il rispetto della natura, nel senso che la natura fa delle scelte e gioca molto sulla diversificazione, il nuovo, la prova, la selezione, in contrasto con l'essere umano che tende a regolarizzare tutto burocraticamente, prevedendo tutto, e di conseguenza si imbocca la strada sbagliata e le sbaglia tutte. Questo mi sembra, cioè che sia io che lui, al di là del contenuto empirico del libro, perché lui si tratta di alimentazione, io magari parlo di un'altra cosa, abbiamo questo in comune. Questa fiducia nella diversificazione, questa fiducia nel nuovo, questa fiducia nella naturalità del rapporto. Se io lo vedo in campi emozionali, lui lo vede anche nel campo alimentare, io no, non è il mio mestiere quello, non lo so. Lo so nell'altro campo, io diffido di tutto ciò che è regolamentato, previsto, meticolosamente pianificato, il grande progetto, il grande piano, in cui il manca di moderno. Perché il manca di moderno è una roba deficiente. Perché cosa fa il manca? Studia 1 miliardo di persone, mi domanda, anzi una domanda, lo scopre guardando cosa vede, cosa vogliono, cosa fanno, in realtà non cosa vogliono. Cosa comprano, cosa fanno, cosa leggono, e gli dà esattamente la stessa roba. Cavolo. Questo non è produrre l'innovazione, questo è produrre la staticità. Sì. Perché io, se voglio farti crescere, ti devo dare del cibo nuovo, delle altre cose. Se tu leggi semplicemente Tarzan e altre cose sull'Africa, io ti ridò un altro fumetto sull'Africa. E questo è quello che fanno. Ti riproducono. Quando Amazon ha visto che libri hai letto, ti riproduci i libri che hai letto. E dammi qualcosa di nuovo, Dio buono, se vuoi farmi crescere. Ecco, tutto il marketing moderno è fatto in questo modo. Il che vuol dire veramente un meccanismo di soffocamento della creatività. E io temo che avvenga anche nella scienza, perché un corso universitario sono sempre più fatti in base al tipo di titoli standardizzati che tu riesci a produrre secondo un modello standardizzato. Ora, tutto ciò che è standard è mortale,
tutto ciò che è standard invecchia. E di lì il recupero mio di fenomeni strani, come l'innamoramento, come i legami forti, come le rotture, come l'uguale o il diseguale, bilaterale o non bilaterale. Gli studi che facciamo con lei sono tutti sull'amore unilaterale o bilaterale, sulle dipendenze, queste cose che sono tutte il confine della normale, se vogliamo, ma non sono la normale. La normale è la regola col timbro, con ciò che dice ciò che sai già, ti fa fare ciò che fai già. E allora va a finire male. Allora va a finire male. Perché poi ti viene la malattia non prevista e tu non hai nessuna difesa contro il nuovo. Uno degli elementi che occorre è che tu devi essere sempre pronto con quattro occhi, due di qua, due di qua, due di dietro, uno sopra, per cogliere i segnali deboli del nuovo. Se no non ce la fai. Sì, sì. Lui ha colto il segnale debole della Serbia e del Kosovo, sì. Ma quanti ne hanno fatto? Chi ha preso come segnale debole dell'attacco che sarebbe stato sferrato nel Mediterraneo da sulla Libia? Chi l'ha fatto? Io dicevo a lei, fossi stato io Berlusconi, avrei protetto Gheddafi. Ha cercato, ma c'aveva contro anche Napolitano. Ah, sì, ma protetto vuol dire armato. Sì. Beh, io dei carabinieri che proteggono in qualunque modo un ospite. Devi proteggerlo. Se è tuo amico lo devi proteggere, non lo lasci ammazzare da un attacco degli americani, degli inglesi, dei francesi. Perché? Perché interessa a te, non perché vogliamo la bontà, vogliamo l'amore. No, perché la Libia è un paese italiano, di lingua italiana di fatto ormai, di cultura italiana, lo era 2000 anni fa. Il fatto che fossero dei berberi musulmani non cambia niente, non modifica un accidente di niente, e non sei neanche in condizione di difendere, di proteggere il tuo alleato. Ma voilà. Ma perché? Non sarebbe successo De Gaulle. No, De Gaulle no, perché De Gaulle infatti non è mai entrato nella NATO e si è tenuto sempre. Non sarebbe mai successo De Gaulle. De Gaulle era De Gaulle, anche fisicamente, la sua prestanza, ecco, lasciava il segno. Non sarà mai successo De Gaulle, ma neanche l'amico Kissinger. Sì. Beh, ma adesso poi, vedi, col senno di poi, ed è quello che non stanno capendo. No, quindi non è il senno di poi, quel senno di allora. Sì, 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 no, ma dico bene, non riescono a fare neanche l'autocritica, di dire no. Gheddafi sarà stato un falabutto, un delinquente, un dittatore, ma era l'unica forza che poteva tenere fermo, saldo e non in mano una masnada di farabutti. E lo stesso con Saddam, lo stesso. Vedevo ieri sera un video sulla situazione. Lui era il più matto di Gheddafi, era più matto. Perché ha attaccato il Kuwait, tu non dovevi attaccare il Kuwait. Tu non vai a mettere il dito nell'occhio al presidente americano, ma Gheddafi non mette il dito nell'occhio a nessuno. Ma Saddam pensava che, visto l'aiuto che gli avevano dato contro Khomeini, pensava che lo potevano fare come... Attaccare il Kuwait, ha messo in moto una macchina, cioè lì in questo caso è veramente lui, che come laico non ha capito la potenza dei wahhabiti. Sì. Non ha capito la rete wahhabita che controlla tutta l'Arabia Saudita e gli Emirati. E qui si piega anche il re, perché la cosa petrolifera non l'ha fatta il re dell'Arabia Saudita, l'hanno fatta i wahhabiti, che sono la casta sacerdotale. Non ha capito. Io ho l'impressione che abbia proprio sbagliato lui. Proprio sbagliato il nemico, come l'attacco fatto all'Iran in quel momento, si è dissanguato,
Io non è che ho mia buca, eh? Ma era stato fatto appunto in modo molto molto ben studiato quell'attacco all'Iran. E quindi, ma succede. Questa danna fatta lì, sì, sì, ma l'aveva fatto per conto dei paesi occidentali, degli Stati Uniti e della NATO, che l'avevano foraggiato, gli avevano fatto credere che poi invece a un certo punto sono dovuti intervenire, gli americani hanno abbattuto quell'Airbus con 200 e passa persone e tutto è finito in gloria perché nessuno può dare sanzione a chi ti abbatte un aereo civile. E anche perché non si affronta un paese nel momento in cui è nata una rivoluzione. È perché c'avevano una forza dentro loro che erano invincibili. Avevano un'energia proprio, lo stato nascente, no? Come lo chiamava, nel suo libro. Che è quello che è successo adesso in Ucraina. Certo, sì, sì, sì. E qui in faccia Putin, non studiano i movimenti, e lì pigliano in quel del posto. Ma chi si è messo contro la Russia è sempre finito male, è quello lì che lo deve sapere. Si è messo dietro Napoleone, è finito male. Ci si è messo dietro Hitler, è meglio finito che male. Loro non combattano fuori. Sì. Vedremo come va a finire. Ma invece, riguardo a questa forza di cui ha accennato, no? Come mai questo mistero, come mai persone che magari non si conoscono, non si sono, che si uniscono insieme con un pugno, come mai, con un'emozione, il mistero, io ho detto ci sono tre stati, sì. Non due, sì. Quella storia di descrivere, in modo che tutti ridevano se volete, sì. L'innamoramento è lo stato nascente un movimento collettivo formato da due persone. Sì. Ma ci sarà, nel momento sarà desiderio sessuale, sarà passione. Come vuol dire lo stato nascente? Sì. Vuol dire che in quel momento si è messo in moto un'altra cosa. Certo. La forza della natura. L'istinto, la forza che nasce dal DNA, che è l'istinto della procreazione, l'istinto della vita futura. È per quello che un colpo d'occhio fa mettere vita futura. Fa attrarre due persone che non si conoscevano. Uno sguardo, un profumo, un odore, una camminata, un qualcosa e che ti fa scattare quella forza che ognuno ha dentro di noi. Ecco. E si crea un campo. Sì. In cui si deve raggiungere tutto. Sì. Dopo di in fondo un esercito che al fondo del Marsigliese ti sconfigge i prussiani. Certo. Ma la Marsigliese, appunto, è l'inno di uno stato nascente, all'os enfant. Non dicono. Ti sconfigge i prussiani. All'os enfant della Badrina, non è fratelli, d'Italia, ci vogliamo tutti bene. All'os enfant andiamo, fratelli. Le sue gloire tardive. Un esempio scalcinato di morti di fame, di ingegnosi, certo. Come quello di Khomeini. Sì, come quello di Khomeini. I ragazzini che andavano a sminare. Certo. E hanno vinto. Hanno vinto. Che poi gli afghani, loro. Gli afghani, loro appunto, ce l'hanno. Quindi è la forza della natura. Non ti vai a mettere contro quelle cose lì. No. Mi hai detto dove ci intendiamo? Ho visto che vi intendete. Ma proprio, questo è intendersi nel profondo. Questo è intendersi nel profondo. Sì, sì. La forza. Io penso proprio... Perché non è il cibo o un'altra cosa, sono i modi con cui noi lavoriamo. Sì. Ma intendersi nel profondo è questo. Sì. Il cibo è ciò che può far deviare l'istinto. Per cui adesso non capiscono più qual è il vero istinto che pensa al futuro, a ridare la nuova vita. L'istinto adesso è diventato il piacere immediato, quello anche di persone dello stesso sesso che pensano che sia amore quello, e invece è una deviazione dell'istinto. Vedremo come andrà a finire. Vedremo. Comunque il punto di contatto tu l'hai trovato. Sì. Ok. No, io l'ho trovato, l'avete trovato voi. Sì. Due persone, uno viene qua, uno viene là. Va bene. Allora io potrebbe essere, io sono zero negativo, potrebbe essere che anche il prof è un gruppo zero, visto che ama la libertà, che ama il dubbio, che accetta tutti i cambiamenti. Può essere che visto il suo amore per la libertà
il cambiamento, il accettare quello che succede senza pensare di modificarlo, ecco, penso che potrebbe esserci dentro nel DNA delle caratteristiche da gruppo zero. E magari adesso si toglie uno sfizio e nel prossimo periodo vede di fare il gruppo del sangue. Non lo so, ho fatto tante quelle volte, ma mi dimentico. Appunto. Va bene, allora grazie mille, grazie al professor Alberoni che ci ha ospitato a casa da lui, grazie al dottor Mozzi che ha accettato l'invito. E ci mancherebbe altro, insomma, un segno proprio di anzi, ringrazio vivamente il professore per la sua disponibilità. Grazie mille a tutti e due, grazie a Cristina Cattaneo che insieme a me abbiamo organizzato questa. Entrambi ringraziamo. E quindi siamo dietro la telecamera perché c'è una telecamera sola, quindi va bene così. Grazie a tutti, speriamo di avervi fatto un bel regalo con questa, diciamo, intervista a due, appunto col professore e il dottor Mozzi. Grazie a tutti e speriamo che magari ci sia una seconda volta, essere il professore, il dottor Mozzi qui avesse voglia, ci siamo. Grazie a tutti. Grazie Paolo, grazie Cristina, grazie grandissimo prof. Grazie a tutti, cari.